Serie A e Team presentano la Team Cup. Gentili amiche ed amici di Sport Italia, un saluto da Federico Casotti. Inizia presto, inizia a metà agosto la stagione dell'Inter, stagione 2013-2014, colpa per così dire del nono posto della scorsa stagione che obbliga i nerazzurri a iniziare con largo anticipo la Coppa Italia. L'avventura dell'Inter in questa Coppa Italia inizia dal terzo turno preliminare e prevede la sfida contro il Cittadella, formazione che anche lo scorso anno, come succede ormai da diverse stagioni, riesce a salvarsi con un certo agio, con un certo anticipo nel campionato di Serie B e che per i suoi 40 anni di storia, squadra fondata nel 73, si regala una prima volta nella scala del calcio. Insieme a me per raccontarvi questa partita ho il piacere di avere ex difensore di Bari, Fiorentina, Rangers, Blackburn Rovers, Lorenzo Moruso, ben ritrovato. Ciao Federico, buon pomeriggio a tutti. Allora Lorenzo, direi un Inter che è chiamata a iniziare questa stagione non dal campionato ma dalla Coppa Italia, un approccio dunque morbido in vista poi della prima giornata della prossima settimana, dando però delle indicazioni un po' più positive rispetto alle ultime amichevoli. Sì, ora basta alle amichevoli, perché insomma le amichevoli sono finite, si inizia a fare sul serio. È un Inter ferita, perché lo scorso anno è un Inter che ha lasciato secondo me molto amaro in bocca a tutti i tifosi. E chiaramente da oggi si inizia a fare sul serio. È un Inter che non parteciperà alle coppe, di conseguenza la Coppa Italia è un traguardo alla portata di questa squadra e dovrà dimostrare già da oggi di essere una squadra che ha simulato sicuramente tutti gli schemi e la mentalità di Mazzarri, che sappiamo bene essere un perfezionista da questo punto di vista. Quindi oggi ci aspettiamo un Inter sicuramente che faccia vedere trame di gioco importanti. Abbiamo visto la formazione dell'Inter, ve la leggo: 1 Handanovic, 14 Campagnaro, 23 Ranocchia, 5 Juan Jesus, 2 Jonathan, 13 Guarin, 19 Cambiasso, 11 Alvarez, 55 Nagatomo, 8 Palacio, 9 Icardi. Risponde il Cittadella, che abbandona per l'occasione la maglia amaranto per un giallo da trasferta. Con il 22 di Gennaro, il 2 Pecorini, il 6 Colì, il 5 Pellizzer, il 24 Marino, il 23 Paolucci, il 7 Di Roberto, il numero 8 La Camera, il numero 11 Minesso, il 10 Lora e il 14 Dumitru. Schema tattico per l'Inter fedele ai dettami di Mazzarri al debutto quest'oggi a San Siro da allenatore dell'Inter. 3-5-2 dunque per Mazzarri. Foscarini invece solitamente gioca con il 4-4-2, stavolta dovrebbe trattarsi invece di un 4-4-1-1. Cambia un pochino la sostanza, nel senso che alle spalle dell'unica punta Dumitru agirà Lora. Giornata speciale per Esteban Cambiasso, oggi capitano dell'Inter, che compie 33 anni nella Cittadella. Ci sono diversi giocatori che hanno fatto la loro crescita, la loro formazione di calciatori professionisti nel settore giovanile o dell'Inter o del Milan. È una ex primavera del Milan Lora, è un ex primavera dell'Inter Di Gennaro, così come Pecorini, così come anche Biraghi e Alborno, che però quest'oggi non sono della gara. Sta per avere luogo il calcio d'inizio con l'arbitro della partita, che è il signore Irrati. Il Cittadella in maglia gialla attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi, completo nero-azzurro per l'Inter, che farà evidentemente il percorso opposto. Il calcio d'inizio verrà dato dal duo d'attacco Lora-Dumitru e sarà dunque il Cittadella a dare il via. Partiti in questo momento, e dunque il Cittadella che gestisce il possesso di palla, lo fa con Pecorini, che viene subito affrontato e chiuso in fallo laterale da Ricky Alvarez. Il colpo di testa di Guarin, la sponda di Icardi che dovrà agire con Palacio. Coppia d'attacco, Lorenzo, tutta argentina, tutta da scoprire per l'Inter. Sì, ma con qualità completamente diverse. Sicuramente Palacio è un giocatore che si stacca molto dalla marcatura, che ama un attimino sicuramente arrivare alla conclusione, ma anche agire fra le linee e anche fare degli assist importanti. L'abbiamo visto in passato nel Genoa, ma anche l'anno scorso stesso nell'Inter. Quindi Icardi dovrà essere bravo a ritagliarsi gli spazi tra i due centrali di difesa del Cittadella e sfruttare le occasioni che gli arriveranno, perché insomma l'Inter a centrocampo ha veramente giocatori che possono dettare il passaggio giusto al momento giusto, tra i quali Alvarez e Guarino allo stesso tempo.
Porta palla l'Inter, lo fa con Campagnaro, uno degli ultimi arrivati nel club nerazzurro, un giocatore, un veterano del calcio italiano, argentino, anche se per diversi anni è stato sul punto di essere naturalizzato dalla nazionale italiana. Poi lo abbiamo visto che scelta ha fatto mercoledì, visto che era in campo e ha giocato bene nel 2-1 dell'Albiceleste contro gli azzurri. Porta palla il Cittadella, è però l'Inter a recuperare con Cambiasso che allarga verso Palacio. Su Palacio c'è l'intervento di Paolucci, rimessa in gioco allora per l'Inter, rimessa laterale per Ricky Alvarez verso Palacio, ancora lo stesso Alvarez che viene poi chiuso da Simone Pecorini, campione d'Italia con l'Inter Primavera lo scorso anno nel 2012, Inter Primavera che quell'anno venne allenata per metà stagione da Stramaccioni e per metà da Bernazzani. Prova a sgusciare via Palacio, prova a opporsi con lì, poi la svirgolata da parte di Rodrigo Palacio, prima occasione per l'Inter dopo una manciata di minuti, dopo 100 secondi la svirgolata di Palacio, c'era Icardi ben appostato dentro l'area piccola però. Sì, un po' di egoismo da parte di Palacio, però insomma è normale, ognuno vuole cercare di affinare un po' le proprie doti, chiaramente prendere le misure a quelle che sono poi insomma le caratteristiche personali e singolari per tutto il resto della stagione, quindi è normale che un attaccante in questo momento in una partita che sulla carta dovrebbe essere abbordabile insomma cerca anche di poter arrivare alla conclusione per chiaramente trasformare questa azione in gol e anche prendere chiaramente morale, perché è quello che serve all'attaccante in questo periodo. Manovra l'Inter con Juan Jesus per Campagnaro, ancora Campagnaro che prova a impostare tra le linee, riesce a far filtrare verso Palacio che è fino a questo momento il giocatore oggettivamente più coinvolto dalla manovra nerazzurra. Guarin che recupera un possesso di palla, lascia poi l'incombenza a Campagnaro. Rimessa laterale dunque per l'Inter, il palleggio di Jonathan è rimessa in gioco ancora per la formazione di Walter Mazzarri che dal punto di vista territoriale sta provando subito a imprimere il suo marchio, il palleggio e il rinvio di La Camera che prova ad allontanare là dove è presente Dumitru, l'intervento poi in chiusura ad allontanare da parte di Juan Jesus. Ed è una partita fino a questo momento con squadre estremamente corte. Di Gennaro, lungo lancio di Gennaro, duello tra Dumitru e Campagnaro, alla meglio numero 14 nerazzurro, poi fallo subito dalla Camera, punizione per il Cittadella. Non siamo soli Lorenzo in questa partita, c'è infatti anche sul prato di San Siro Gaia Brunelli per impreziosire questo racconto con le informazioni da bordo campo. Allora do subito la parola a Gaia. Sì, perché c'è un Walter Mazzarri già subito in piedi, già subito che grida verso i suoi, chiede soprattutto di rimanere alti, hai detto tu squadre molto corte, ma perché Walter Mazzarri chiede ai suoi di pressare alto proprio il Cittadella quando è in possesso palla con i difensori. Per quanto riguarda Pecorini, visto che l'avete nominato, è stato proprio Stramaccioni a inventarlo terzino destro, lui che è nato centrocampista e da terzino destro insomma ha sicuramente mostrato tutto il suo talento, questo gli aveva dato atto quantomeno a Stramaccioni e quantomeno al fatto che non sia più sulla panchina dell'Inter. Esattamente, c'è anche una bella storia che riguarda il portiere Di Gennaro che ci fa piacere vedere in campo a San Siro quest'oggi. Tra poco ve la diremo, prima però osserviamo l'azione del Cittadella con Lora che prova a scaraventare dentro l'area dell'Inter, cerca di chiudere Ranocchia che evita il calcio d'angolo dopo un controllo non proprio perfetto. Pellizzer e ancora Campagnaro, riesce poi a recuperare l'Inter con Guarin, di giustezza Jonathan ad allontanare verso Palacio, poi ancora la difesa del Cittadella. Sono squadre al momento molto corte, Lorenzo. Sono molto corte, c'è poco spazio per tutti, i centrocampisti non hanno tempo di controllare la palla, girare, cercare di fare passaggi filtranti perché i centrocampisti avversari a centrocampo soprattutto sono 5 contro 5, quindi è un numero elevato di giocatori e difficilmente si riesce a trovare spazio per palloni filtranti, quindi chi riuscirà ad avere il ritmo più alto probabilmente in questa partita potrà dire la sua. È messo in gioco di Di Roberto, il palleggio cercato da Paolucci, non c'è intesa però in questo caso con Pecorini. Rimessa in gioco dunque per l'Inter quando siamo al quinto minuto, già passato, già valicato allo stadio di San Siro, 0-0 tra Inter e Cittadella in questo terzo turno di Coppa Italia. Ricordo, in questa partita deve uscire necessariamente una squadra vincitrice in caso di parità al 90esimo, supplementari ed eventualmente calci di rigore. Paolucci pressato da Alvarez, Paolucci costretto poi
ad allontanare, ma di fatto a spedire direttamente in fallo laterale. Rimessa in gioco ancora per l'Inter. Juan Jesus, poi lo scambio con Palacio, il pallone facilmente governato da Di Gennaro. Di Gennaro è di proprietà dell'Inter, nel 2012 era il portiere titolare della squadra allenata da Bernazzani, che poi avrebbe vinto il campionato ma si lussò l'anca nella semifinale con il Milan. Palacio prova a sgusciare via in mezzo a Colì e Pecorini, con quest'ultimo che lo chiude ottimamente, non riesce poi ad agganciare Dumitru. Ranocchia allontana, Ranocchia va di petto Alvarez a cercare di correggere, ancora verso Palacio e Alvarez che cercano di affinare ulteriormente la loro intesa. Si tratta però di possesso di palla per il Città, con il calcio di punizione per Colì. Sì, no, si parlava chiaramente del fatto che l'Inter è molto alta, ma anche Cittadella effettivamente cerca di tenere la difesa molto alta, cerca di non far ragionare i centrocampisti dell'Inter e soprattutto sugli attaccanti, in questo caso in particolar modo su Palacio c'è sempre il raddoppio di marcatura, proprio perché sanno che è un giocatore che può inventare tantissimo. Quindi per ora due squadre che si stanno equivalendo a centrocampo, ed è difficile veramente poter ipotizzare fino a questo momento una squadra che possa prendere il predominio, perché credo di poter dire che il Cittadella fisicamente forse potrebbe essere anche un po' più leggera rispetto all'Inter e quindi avere quel brio in più per poter sorprendere anche i nerazzurri. A centrocampo riesce a recuperare il Cittadella con Paolucci all'indietro per il capitano Pellizzer, poi Colì in profondità Di Roberto, elegante la finta verso Dumitru riesce a sgusciare via, ad andare via. Juan Jesus reclama il pallone sulla corsia di sinistra. Minesso che si scontra con Jonathan, non è ovviamente intervento irregolare da parte del brasiliano. È un Inter che si salva in fallo laterale. Cittadella che dimostra però di essere comunque vivace in questo avvio. Bellissima l'azione da parte di Dumitru, che ha dato un fantastico pallone a Minesso. Il problema è che Minesso ha controllato questo pallone veramente male, perché da quella posizione con un controllo più agevole sicuramente poteva battere a rete. Il controllo è stato fatto in maniera molto poco giusta e di conseguenza è arrivato Jonathan. Da Icardi per Palacio sulla destra prova ad andare via in mezzo a tre difensori del Cittadella. Il contrasto, il rimpallo vincente per Colì che consente a Di Gennaro di recuperare. Imposta ora la camera, sbaglia il disimpegno l'ex giocatore di Rimini e Pavia. Alle sue spalle c'è comunque Marino a fare buona guardia. Il lancio di Marino a cercare Dumitru. Buon controllo della situazione poi dell'Inter con Campagnaro. Guarin. Da Guarin per Cambiasso, allarga Cambiasso ancora per Alvarez, geometrie molto diligenti da parte del club nerazzurro, in particolare con Yuto Nagatomo. Il lancio di Nagatomo a cercare Palacio, leggermente lungo, qui però l'Inter ha mostrato di voler ragionare, prendere le cose con calma. Sicuramente le geometrie sono giuste, come dicevi Federico, il problema è che secondo me il momento, la transizione della palla è un po' troppo lenta e quindi è prevedibile per gli avversari che riescono a mettersi in posizione. Se la velocità della transizione palla nel possesso palla dell'Inter arriverà a essere un po' più veloce, probabilmente l'Inter riuscirà a sorprendere con i suoi attaccanti la difesa del Cittadella. Pecorini riesce a porre rimedio a un suo precedente disimpegno non molto preciso. Il buon palleggio di Pecorini a cercare poi il dialogo con Paolucci, che viene attaccato irregolarmente da Ricky Alvarez. In evidenza Ricky Alvarez in questo precampionato, con l'impressione che forse questo possa essere finalmente l'anno di un'esplosione sempre annunciata e fino a questo momento mai avvenuta in pieno. Beh, anche perché insomma sono ormai già due anni che in Italia effettivamente ha fatto vedere delle qualità importanti, però non è mai stato continuo e quindi ci si aspetta chiaramente che questo giocatore possa veramente tirar fuori tutto ciò che ha nel proprio repertorio e iniziare a far sognare un po' i tifosi dell'Inter. Di Roberto termina terra, lotta poi Lora, ma è l'Inter a recuperare e a rilanciare immediatamente con Guarin, elegante il colombiano che viene poi però anticipato da Pellizzer. Cambiasso prova a ragionare il centrocampo dell'Inter, anche se qui il disimpegno di Juan Jesus non è dei migliori, non è dei più precisi. Di Roberto interviene e mette in fallo laterale. Il Cittadella deve a Di Roberto proprio la possibilità di giocare quest'oggi per la prima volta nella sua storia nello stadio di San Siro, perché è stato proprio il numero 7 a segnare il gol su rigore della vittoria 1-0 contro il Savona la scorsa settimana. Di Roberto
controllo di Juan Jesus, poi Pellizzer, la camera ancora per Koulli all'indietro, imposta il difensore senegalese ma ormai italiano d'adozione, intervento poi di Rodrigo Palacio ed è comunque rimessa laterale per il Cittadella. Pecorini, tocco di prima di la camera che cerca di servire direttamente Dumitru, il controllo di Palacio sul quale va ancora la camera in interdizione. Pecorini, poi la camera non rischia, all'indietro verso Di Gennaro. Koulli a coinvolgere Paolucci. Paolucci e la camera sono i due interni di centrocampo del Cittadella con Di Roberto e Minesso, centrocampisti larghi, Minesso che a volte ha fatto anche la seconda punta. La camera prova a verticalizzare in profondità, era buona l'idea per il movimento di Di Roberto, pallone troppo forte per il numero 7, blocca Handanovic. Un Cittadella che è venuto qua a San Siro con personalità, con voglia di chiaramente di non farsi mettere sotto dalla più blasonata Inter, stanno facendo molto bene. Alvarez assistito da Palacio, Alvarez dentro l'area, prova a indietreggiare, si rifugia sui piedi sicuri di Estevan Cambiasso, da Nagatomo ancora per Cambiasso, poi Ricky Alvarez, in questo caso davvero a dirigere il traffico dell'Inter negli ultimi 25 metri del Cittadella. Buona combinazione in profondità, leggermente forte, leggermente profondo questo appoggio per Jonathan che non riesce a controllare. Dal prato di San Siro, Gaia. Sì, perché Walter Mazzarri è davvero un leone in gabbia, insomma la sua prima ufficiale a San Siro, una panchina nuova, però insomma come al solito si rivolge poi verso la panchina a spiegare quello che non va, quello che non succede. Nella precedenza l'intervento di Cambiasso che è arrivato in ritardo sul pallone dice non possiamo arrivare secondi e spiegava anche i meccanismi del tempismo e del ritmo che deve dare proprio il centrocampo dell'Inter per cercare di far alzare la squadra. Scherzando ma non troppo, in conferenza stampa alla vigilia ha confidato di aver chiesto a Milito quale fosse la panchina dei padroni di casa, la panchina riservata all'Inter, visto che per lui ovviamente non è la prima volta a San Siro, visto che c'è stato tante tante volte da avversario, la prima ovviamente da padrone di casa. Juan Jesus imposta l'Inter, anche se qui Juan Jesus è un pochino macchinoso e allora consente al Cittadella di ripartire con Di Roberto. Di Roberto sulla destra, serie di finte di Roberto fronteggiato proprio dal giocatore brasiliano, ancora Palacio, l'intervento di Koulli e qui l'ultimo ad aver toccato il pallone, secondo Koulli è Palacio, secondo il direttore di gara è invece proprio lo stesso numero 6 del Cittadella, Ricky Alvarez. Alvarez per Palacio, allarga Palacio verso destra dove c'è il buon controllo di Jonathan, domestica bene il pallone per poi provare a servire Guarin, recupera lo stesso Minesso, Lora, Marino prova a evitare il fallo laterale, non ci riesce, rimessa in gioco per l'Inter. L'Inter è salita un attimino di qualche metro, ha iniziato a pressare un po' più alta e il Cittadella inizia a avere qualche problema anche nell'impostazione della manovra. Chiaramente bisognerà capire quanto l'Inter riuscirà a tenere alto questo pressing, perché insomma non è facile con questo caldo anche tenere il pressing alto e soprattutto quanto la personalità del Cittadella riuscirà a tenere bando. Il cross di Nagatomo, cioè l'uscita di Gennaro in tuffo, anche se vogliamo il mancato colpo di testa da parte di Icardi ha un po' mandato in confusione Di Gennaro che alla fine si è esibito un intervento efficace ma non forse sicurissimo. Sì, diciamo che è stato un po' spiazzato, forse si aspettava una deviazione, però il fatto stesso che abbia comunque colpito la palla vuol dire che ha avuto ragione e ha messo fuori causa probabilmente altri avversari. È difficile sempre valutare quando arrivano tanti giocatori a saltare di testa chi la può prendere, però lui ha tenuto la posizione e poi è arrivato a colpire la palla e metterla fuori caso dai giocatori dell'Inter che potevano diventare molto pericolosi. Rimessa laterale per il Cittadella da Pecorini alla camera, il tocco di prima a cercare Lora senza successo. Inter che in settimana ha prestato parecchi giocatori alle nazionali, abbiamo visto ovviamente in campo contro l'Italia Campagnaro, Palacio, Alvarez, c'era anche Ranocchia che però non ha fatto parte dei giocatori in campo del tabellino della partita, ma anche Guarin per il resto del gruppo di Mazzarri. Juan Jesus riparte l'Inter quando abbiamo passato il quarto d'ora. Nagatomo
Prova ad accentrarsi il giapponese, riesce ad allargare molto bene verso Jonathan, chiamata uno scatto Jonathan con il controllo del numero 2 che riesce a tenere il pallone in campo. Proprio da Jonathan per Guarin, il cross in mezzo a cercare il controllo, poi ancora il tiro di Cardi, nessun problema per la difesa del Cittadella che è riuscita un po' a ingolfare, se vogliamo, le idee alla formazione nerazzurra. Troppo lungo il lancio per Dumitro e dunque si spegne sul nascere anche ripartenza dei veneti. C'è stata una bellissima apertura da parte di Nagatomo per Jonathan, il quale ha messo una palla a ritroso per Guarin, bello il cross, peccato che gli attaccanti dell'Inter fossero un po' in ritardo. Icardi effettivamente non si sta vedendo molto, si è visto molto di più Palacio, Icardi un po' in ombra, non riesce ancora a trovare la propria posizione. È chiaro che insomma diventa difficile cercarlo quando ha cerchiato da due o tre giocatori, perché questo è quello che fa il Cittadella, stringe molto con gli esterni bassi ed è difficile per Icardi di trovare uno spazio libero. Guarin prova a scendere elegantemente, poi ancora Jonathan, Alvarez prova ad accentrarsi, Alvarez ancora per Guarin, il cross in mezzo, Jonathan, va in vantaggio l'Inter. Bellissimo il gol, grandissima azione da parte di Alvarez, il quale ha giocato palla sull'esterno alto, Guarin ha scodellato un pallone perfetto per l'inserimento di Jonathan che da pochi passi è saccato di testa. Il colpo di testa di Jonathan dopo una buonissima azione dell'Inter che ha girato un po' intorno all'area del Cittadella, l'impressione è che Jonathan abbia avuto anche parecchio spazio per muoversi e poter colpire. Sì, più che altro si è trovato in una posizione non sua, perché colpire di testa per un esterno basso insomma non è proprio il massimo considerando tutto, però bravo perché è stato premiato il suo movimento e forse è proprio quello che chiede un attimino Mazzari, cercare di portare sorprese nelle difese avversarie. Jonathan l'ha fatto, merito suo se c'è stato questo vantaggio dell'Inter. E allora Inter 1, Cittadella 0 al 18esimo, il gol di Jonathan. Impressioni dalle due panchine, vado allora direttamente da Gaia Brunelli. Sì, perché poco fa Walter Mazzari si era rivolto proprio alla panchina dicendo siamo lenti nella circolazione palla, poi al momento del gol appunto è arrivato anche il tifo e soprattutto il pubblico di San Siro naturalmente ha inneggiato al gol e si è ritrovato Walter Mazzari a dover andare da Nagatomo per che andasse da Campagnaro a dirgli di stare attento a Dimitru soprattutto quando si allarga sulla sinistra, quindi insomma anche in questo caso fa i conti con San Siro e con la sua nuova casa Walter Mazzari. Prova ora a organizzare la reazione Cittadella con la camera, il tocco per Pecorini, i giocatori dell'Inter però non si tirano indietro in interdizione e allora subito spazio per la ripartenza dei nerazzurri da Alvarez con molta calma verso Nagatomo. Nagatomo riesce a dribblare Lora, ancora Nagatomo con il destro affiancato da Guarin, emerge poi il centrocampo del Città e allora il contrattacco del Cittadella, sono in 3 contro 3 con Lora verso Di Roberto. Di Roberto sulla destra, prova a entrare in area Di Roberto, il pallone in mezzo e c'è la chiusura di Cambiasso che mette in calcio d'angolo, è il primo calcio d'angolo della partita. Bella l'azione da parte di Cittadella, ha sfruttato un anticipo quasi al limite dell'area su Guarin, sono partiti in contropiede, Di Roberto ha puntato Juan Jesus, l'ha passato, tra l'altro credo che Juan Jesus si era fatto anche male all'adduttore perché per cercare di evitare il cross credo che abbia avuto qualche problema all'adduttore, non so, mi sembra stia in sofferenza, però bella l'azione di Cittadella che quasi quasi portava una conclusione difficile per la difesa dell'Inter. Calcio d'angolo per il Cittadella, se ne incarica la camera. Mentre vediamo che c'è anche un po' di movimento a bordo campo con lo staff medico dell'Inter che forse attende risposte da un giocatore nerazzurro, sembrano però tutti al momento in forma e allora calcio d'angolo di La Camera, palla allontanata dalla difesa nerazzurra in particolare da Icardi in copertura, attenzione però a Di Roberto, da Di Roberto ancora per La Camera, il cross di La Camera, il colpo di testa dentro l'area da parte addirittura di Pellizzara, la respinta di Handanovic e il pallone che termina fuori sul tiro di Di Roberto, si è levata però la bandierina dell'assistente di Irrati, posizione di fuorigioco, però la reazione del Cittadella. C'è tutta la reazione bella, veramente veemente, un paio di azioni da parte di Roberto hanno fatto tremare la difesa dell'Inter, c'è stato questo tiro in porta dove Handanovic si è opposto bene, poi probabilmente c'era il giocatore del Cittadella in fuorigioco, di qua non riusciamo a vederlo, dopo lo vedremo con calma, però insomma la reazione del Cittadella c'è stata ed è stata molto bella davvero. Sì, perché la difesa dell'Inter è salita improvvisamente, quindi l'impressione è che non fosse nemmeno l'unico di Roberto in posizione irregolare. Nagatomo
Sviluppa ancora l'azione l'Inter con Nagatomo che appoggia verso Palacio, il cross di Palacio, troppo teso per tutti, allontana la difesa del Cittadella da Di Roberto, ancora per Pecorini, poi il fischio di Rati e si tratta allora di calcio di punizione per la formazione veneta. Quando siamo ormai al 21esimo minuto allo stadio di San Siro, 1-0 per l'Inter che conduce dal 17esimo grazie al colpo di testa di Jonathan. Punizione battuta da Di Gennaro. Colpo di testa all'indietro da parte di Campagnaro, anche un filino rischioso. Sì, è un filino rischioso anche perché Campagnaro teoricamente è andato in una posizione che non era sua, perché era la posizione di Ranocchia. Teoricamente Campagnaro avrebbe dovuto sfilare dietro Ranocchia, invece ha voluto anticipare e a momenti metteva fuori causa tutti, avvantaggiando Dimitro. Per fortuna non è stato questo il caso per i difensori dell'Inter. Alvarez indietro per Juan Jesus. Riesce ad allargare là dove è presente Campagnaro, il controllo mette fuori causa Minesso, può avanzare l'ex difensore del Napoli, ancora da Campagnaro per il suggerimento di Jonathan, da Jonathan verso Palacio, Icardi, Alvarez, c'è la respinta di Di Gennaro sul colpo di testa dell'argentino ed è un Inter che si è già fatta pericolosa, una volta segnato, un'altra volta si è fatta pericolosa con un colpo di testa, curiosamente Jonathan e Alvarez che certo non sono gli arieti della squadra. Beh, sicuramente Alvarez ha avuto un match point perché insomma è un colpo di testa da distanza ravvicinata, poteva fare molto meglio, il colpo di testa non è sicuramente l'arma, il pezzo forte di questo giocatore, peccato perché insomma l'Inter poteva trovarsi sul 2-0, situazioni molto belle, quasi simili effettivamente, bravo Palacio perché ha veramente aspettato il movimento degli attaccanti e gli ha calibrato questo pallone sulla testa per Alvarez, il giocatore argentino purtroppo però non è riuscito a calibrare bene in un angolo. L'apertura di la camera a cercare Dumitru che prova a mettere in difficoltà Ranocchia e allora la situazione sollecita Handanovic a un'uscita. Campagnaro porta palla, il difensore anche ex Sampdoria Piacenza, è stato il primo straniero nella storia del Piacenza. Alvarez ancora per Campagnaro, poi Juan Jesus, manovra il giocatore brasiliano, poi l'appoggio per Nagatomo. Pochi corti ragionati da parte dell'Inter con Juan Jesus, ancora per Palacio, poi Nagatomo, su Nagatomo c'è il contrasto di Colì che lo costringe a indietreggiare, ancora proprio Colì che caparbiamente riconquista il pallone, la camera ancora per Colì in verticale verso Dumitru, rimessa laterale per il Cittadella, pallone tra le mani di Roberto e lascia poi l'incombenza a Pecorini. Comunque stiamo assistendo a una bella partita, una partita dove le due squadre si stanno affrontando a viso aperto, chiaramente ci si aspettava magari una partita un po' di copertura da parte di Cittadella, invece Cittadella ha creato due o tre palle gol anche, quindi una bella partita con questo caldo, soprattutto dopo una preparazione insomma abbastanza estenuante da parte delle due squadre, avremo poche soste quest'anno perché avremo un campionato molto pieno di impegni visto che ci saranno i mondiali, quindi le squadre veramente non si stanno risparmiando e stanno dando vita a un bel incontro. Nel frattempo c'è stata la percussione sulla corsia sinistra da parte di Marino, il cross non particolarmente preciso, comunque possesso di palla per l'Inter ripristinato con Guarin, da Guarin per Jonathan, indietro ancora per Campagnaro, cerca di verticalizzare, c'è poi il recupero di Pellizzer, da Pellizzer per la camera, Marino poi Lora, di nuovo per la camera, ancora verso Marino, Minesso, si tratta di rimessa laterale per il Cittadella. Cittadella che sta iniziando a spostare un po' il baricentro, sta cercando di portare un po' il baricentro più in avanti per creare problemi alla difesa dell'Inter. Sicuramente l'allenatore del Cittadella ha dotato la squadra di un ottimo possesso palla proprio per cercare di mettere in difficoltà le squadre che poi andranno a affrontare il campionato e anche contro l'Inter non stanno sfigurando, tant'è vero che insomma il Cittadella sta veramente facendo un buon possesso palla sfruttando i due esterni che spesso e volentieri vanno a creare problemi come in questo caso con Minesso, Minesso che prova a saltare sulla sinistra Jonathan, tutto regolare secondo il direttore di gara e allora l'Inter anche in questo caso può mantenere il possesso, c'è un varco però sulla corsia di sinistra occupata da Alvarez, chiama
movimento Icardi, Alvarez prova a servire più lontano, Palacio, controllo di petto e c'è l'uscita di Di Gennaro che evita il 2-0 al Cittadella. Buona azione da parte dell'Inter, ancora una volta però si intuisce come ci sia più intesa tra Alvarez e Palacio. Sì, sono giocatori che comunque giocano da un anno insieme, di conseguenza insomma Alvarez conosce i movimenti di Palacio, però devo dire la verità, ottimo il movimento di Icardi che ha portato via l'altro centrale, tagliando verso il primo palo ha portato via l'altro centrale, altrimenti per Palacio sarebbe stato difficile ricevere palla. Bravo il portiere del Cittadella perché ha fatto un'uscita molto pericolosa, però è stato in grado di portare via la palla a Palacio. Da allora per Di Roberto. Di Roberto sulla corsia di destra, c'è Nagatomo che prova a chiuderlo. Di Roberto cerca allora di aggirare il giapponese, due dribbling non bastano perché poi il cross è abbastanza flaccido e allora può ripartire l'Inter in attacco con Icardi, anticipato però da Pellizzer. La camera per Lora, ancora la camera, avanza centralmente, buono il controllo di Dumitru, il tiro dalla distanza da parte dell'ex giocatore di Empoli e Napoli blocca in due tempi senza grossi problemi Handanovic. Foscarini veramente ha fatto un bel lavoro con questa squadra, la squadra si trova, i giocatori si cercano, si trovano, non hanno problemi nel dialogare, nel triangolare, si propongono sempre sia in attacco al centrocampo e soprattutto anche in difesa, perché anche in difesa non buttano mai via il pallone, cercano di giocarlo e proprio con queste trame sono arrivati al tiro adesso con Dimitro. È vero, era dalla distanza, però questo significa anche avere il coraggio, perché tentare il tiro dalla lunga distanza non è mai una cosa facile. Foscarini che è l'allenatore di A e B con la maggiore anzianità di servizio nella stessa squadra in questo momento, è in forza al Cittadella dal 2005, in precedenza aveva fatto anche due anni nelle giovanili della formazione veneta. Nagatomo sulla sinistra, prova ad accentrarsi il giapponese, il cross di Nagatomo, interviene di petto Colì, la camera può impostare il lungo lancio del numero 8 verso Dumitru contro Ranocchia, in questo caso Ranocchia interviene con buona agilità, poi da Cambiasso indietro verso Handanovic. Riparte allora l'Inter con il portiere sloveno in campo mercoledì in una delle tantissime amichevoli internazionali, anche se la sua Slovenia non è andata oltre, uno 0-2 in casa della Finlandia. Da Ranocchia per Juan Jesus, apertura del giocatore brasiliano a cercare Icardi, a trovare il colpo immaginavo, infatti stavo guardando Rubo Mazzari perché ci sono state già 3-4 occasioni in cui la difesa dell'Inter non ha giocato la palla, ma l'ha giocata molto lunga sul passaggio lungo, cosa che Mazzari sicuramente non gradisce, tant'è vero che all'ennesimo lancio lungo Mazzari ha iniziato a inveire contro Juan Jesus, credo, perché insomma non è ciò che vuole Mazzari, altrimenti le palle alte sono quasi sempre vittima dei difensori che ovviamente sono lì e aspettano con tranquillità le palle lunghe sugli attaccanti. 29esimo minuto allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, Milano, 1-0 tra Inter e Cittadella, il gol di Jonathan al 17esimo in questa gara valida per il terzo turno della Coppa Italia 2013-2014. Ricky Alvarez ancora verso Palacio, poi di nuovo Alvarez circondato da tre giocatori, a modo suo con grande tecnica riesce a liberarsi della guardia di tre avversari appoggiando verso Palacio, poi ancora Campagnaro, la discesa di Campagnaro, anche qui c'è il movimento di Icardi, Campagnaro la prende larga con Jonathan e Guarin coinvolti, in particolare Guarin cerca di servire Icardi, Palacio strattonato ed è calcio di rigore per l'Inter ed espulsione per Pecorini, probabilmente Pecorini, il giocatore che ha commesso fallo, ha impedito a Palacio di concretizzare una chiara occasione da gol, sebbene fosse spalle alla porta, però la distanza dalla porta era tale da indurre l'arbitro a estrarre il cartellino rosso, ed effettivamente da regolamento era l'ultimo difensore, non era in linea con i compagni, Palacio avrebbe colpito. C'è uno strattone. No, ma il rigore, Federico, c'è tutto. Quello che dico io, questa è una regola che è un po' particolare. A me non piace questa regola, dico la verità. Perché molto già soggettiva, diciamo. Sì, perché comunque già concedi rigore e quindi punisci la squadra che subisce. In più gli dai anche un'espulsione, voglio dire, mi sembra una cosa eccessiva. Poi questa è una regola che secondo me andrebbe un attimino rivista, però non sono io che faccio le regole. Comunque adesso Palacio è incaricato di fare il 2-0, vediamo. Rigore di Palacio contro Di Gennaro, Palacio 2-0 per l'Inter, il
gol alla mezz'ora esatta di Rodrigo Palacio, Inter che mette in discesa questa partita valida per il terzo turno della Coppa Italia, trasformazione sicura dell'argentino. Di Gennaro però aveva intuito. Assolutamente sì, ha calciato molto bene, basso alla sinistra del portiere. Di Gennaro ci è andato forse leggermente in ritardo, però il calcio di rigore calciato così quasi raso terra, insomma, diventa veramente difficile per i portieri, perché quando sono a filo d'erba veramente hanno grosse difficoltà. L'Inter va sul 2-0, forse mette la partita al sicuro, però il Cittadella fino al 2-0 insomma aveva veramente fatto una buona partita, una buona impressione. E allora, più che il 2-0 probabilmente pesa in queste considerazioni il fatto che il Cittadella debba giocare un'ora con un uomo in meno, in 10 uomini, per l'espulsione diretta di Pecorini. E allora, per raccogliere qualche impressione dalle due panchine, tornerei da Gaia Brunelli. Sì, intanto perché comunque probabilmente il Cittadella adesso manovrerà con la difesa a tre, come si può vedere anche in questo momento, con quindi nessun cambio in previsione per Foscarini, vedremo poi eventualmente nella ripresa. Per quanto riguarda Walter Mazzarri, diceva giustamente Lorenzo Amoruso precedentemente, insomma, non vuole i lanci lunghi, o meglio, vuole gli appoggi sugli esterni. Palacio ha fatto due volte il movimento sull'esterno e invece è stato servito Icardi centralmente, e queste sono state le lamentele soprattutto di Walter Mazzarri nei confronti della propria difesa. Jonathan sulla destra prova ad andare in profondità, Cambiasso con il sinistro verso Palacio, fuori d'un metro, nemmeno un metro, a un passo dal 3-0 l'Inter. Buonissima azione, ancora una volta l'inserimento di Jonathan è stato importante, palla dietro, scarico su Cambiasso che ha dato una palla filtrante del Palacio, il quale era praticamente libero, ha voluto incrociare col piede sinistro però ha schiacciato un po' troppo la palla e la palla è terminata fuori. Poteva fare sicuramente meglio l'argentino. È un Cittadella che si trova adesso nella fase probabilmente più difficile della partita. Al di là del punteggio c'è proprio questa risistemazione tattica da ultimare in fretta. Sai, l'esterno basso sinistro deve chiaramente venire a fare il centrale. Chiaramente gli esterni di centrocampo devono stringere un po' di più perché devono fare le diagonali quando l'Inter attacca. Ora a centrocampo l'Inter avrà il vantaggio di giocare quasi sempre con un uomo in più. Di conseguenza se ti salta un uomo sarà difficile controllarlo. Da Alvarez per Jonathan, le giocate di Alvarez stanno entusiasmando San Siro, da Alvarez ancora per Jonathan, mette in mezzo, continuano a dialogare i due, poi riesce a liberare la difesa del Cittadella, non è finita, Guarin, intervento però in chiaro gioco pericoloso, è chiaro che in un contesto del genere, facilita anche l'estro di chi è già di per sé abbastanza dotato tecnicamente, diciamo così, come nel caso di Ricky Alvarez, che ha sicuramente anche più spazio per esprimere la sua visione di gioco. Assolutamente, un giocatore che se gli danno uno o due metri di tempo, di spazio per poter mettere in moto le sue lunghe leve, sicuramente può diventare pericoloso contro tutto e tutti. Quindi, insomma, gli avversari negli anni passati, quando l'hanno marcato, hanno cercato sempre di non dargli molto respiro e chi ci è riuscito l'ha fatto veramente bene. Invece, tutte le volte che gli hanno lasciato lo spazio di controllare palla e tirare sulla testa e partire magari palla al piede, insomma, le squadre avversarie hanno avuto grandi dolori. Intanto c'è il cambio per il Cittadella. Eh sì, e infatti andrei subito da Gaia perché vedo anche Kovacic che è iniziato il riscaldamento, quindi un po' di notizie, un po' di aggiornamenti da bordo campo, Gaia. Esatto, in questo momento entra Cristian Sosa per il Cittadella, esce Minesso, quindi insomma alla fine Foscarini ha scelto, anche perché probabilmente insomma l'Inter stava andando, è andata molto vicina al 3-0, quindi probabilmente per evitare la godeleada nerazzurra entra dunque Sosa in difesa, esce un attaccante come si suole quando appunto un difensore viene espulso. Si sta scaldando Kovacic, Walter Mazzarri si è girato verso la propria panchina, ha chiesto che minuto siamo, ha detto 33esimo, quindi può darsi magari che Kovacic possa entrare a questo punto nella ripresa, immagino. Due parole anche su Cristian Sosa, difensore uruguaiano che è arrivato a San Salcio di punizione intanto e c'è la prima ammonizione della partita, anche perché la precedente sanzione disciplinare era stato un rosso diretto, un anche qui davvero difficile da arginare, passa Colì, non si passa invece dalle parti di Pellizzer che sacrifica, spende dunque questo cartellino giallo per arginare la verve dell'argentino. E allora calcio di punizione per l'Inter, punizione da distanza ragguardevole quando siamo al 36esimo, però c'è chi ha tutta l'aria di provare la conclusione magari direttamente in porta. C'è Alvarez, c'è anche Guarin che è un altro giocatore con un'ottima stoccata dalla distanza.
Guarin ha già dimostrato in passato di avere questo tipo di qualità balistica. Vediamo adesso cosa farà. Guarin prova invece a spedire in mezzo all'area, dove c'è Palacio che accomoda appena il piede destro per sfiorare il pallone. Blocca Di Gennaro, c'è poi un problema per un giocatore del Cittadella, mi pare il nuovo entrato Susa, che è andato a contatto con lo stesso Palacio. Non sembrano esserci però grossissimi problemi per il giocatore uruguaiano, infatti si riparte con un possesso di palla per l'Inter, in realtà, che però a rigor di logica dovrebbe restituire il pallone alla formazione veneta. Effettivamente no, perché il portiere di Gennaro aveva cacciato il pallone fuori, che fuori non è andato effettivamente, ecco. È stato Guarin a buttarlo fuori per permettere poi l'intervento dell'arbitro, ecco. Riparte Cittadella con Colì, Pellizzer ancora per Colì, a questo punto sin troppo chiaro il sistema di gioco del Cittadella, 4-4-1 con Dumitru, che comunque viene anche in questo caso supportato da Lora, che dei quattro centrocampisti rimane quello con il compito di non lasciare troppo solo il giocatore scuola Empoli. Prova il cross Paolucci e si tratta di fuorigioco. Lora più che altro si è spostato sulla sinistra, cercando di andare a occupare l'esterno, probabilmente anche andando a contrastare Jonathan, il quale insomma negli ultimi 10-15 minuti, oltre il gol, ha creato non pochi problemi a tutta la squadra del Cittadella, perché insomma ha sviluppato 2-3 corsi importanti, spaccando praticamente la squadra del Cittadella in due. E credo forse da quelle parti là, insomma, ecco il cambio un po' dell'allenatore del Cittadella, cercando di limitare perlomeno il giocatore brasiliano, che quando ha spazi davvero davanti a sé può fare veramente tante cose buone. Rimessa laterale per il Cittadella con Marino, controllo di Lora, sicuramente rivedibile, che consegna il pallone a Ranocchia, da Ranocchia per Alvarez. Nagatomo sulla sinistra, punta di Roberto, poi si rifugia verso Juan Jesus, ancora verso Cambiasso. Campagnaro manovra l'Inter, che ovviamente ragiona con molta più scioltezza rispetto ai primissimi minuti. Jonathan, da Jonathan per Guarin, ancora all'indietro per Campagnaro. Sicuramente una manovra molto ricercata, molto forse anche lenta per quello che secondo me è l'iter di Mazzarri, però è normale, questa è una squadra che è ancora in rodaggio e tanti movimenti, soprattutto degli attaccanti, vanno rivisti. Da Nagatomo per Palacio, il cross di Palacio troppo alto per tutti, con tutta la buona volontà anche per Guarin, che era il giocatore più vicino al pallone. Rimessa per il Cittadella, dettaglio su Rodrigo Palacio e Maurito Icardi. Palacio già lo conosciamo, si tratta di un giocatore ormai che si appresta a iniziare il suo quinto anno in Italia. Anche Icardi è da diversi anni nel nostro paese. Lo scorso anno si è rivelato con grande continuità alla Sampdoria, 10 gol, la quaterna al Pescara, la doppietta allo Juventus Stadium lo scorso gennaio, e quest'anno il grande salto per lui, così come anche per Ishak Belfodil, due ragazzi che quest'anno sono chiamati a una conferma, a un livello anche di pressione e di esigenza più alto come quello dell'Inter. Da Guarin verso Jonathan, ancora per Guarin, prova a mettere in mezzo, c'è però l'intervento del centrocampo del Cittadella, in particolare con la Camera, che viene poi attaccato irregolarmente. Calcio di punizione dunque per il Cittadella, cercato di dare ordine, di dare manforte in difesa, l'ex capitano del Pavia, che ritrova la Serie B quest'anno dopo l'esperienza di qualche stagione fa con il Rimini. Calcio di punizione per il Cittadella con Di Gennaro. Il lancio di Di Gennaro a cercare Dumitru, a trovare poi l'intervento di Juan Jesus. Ranocchia, Handanovic, ancora Ranocchia. Beh, l'Inter adesso inizia un attimino anche, tra virgolette, a far correre a vuoto il Cittadella, perché chiaramente avendo anche un uomo in più non è che ce ne fosse bisogno, perché insomma chiaramente la qualità tecnica dell'Inter è superiore a quella del Cittadella, però effettivamente adesso ecco un errore da parte dell'Inter. Eh sì, con l'opportunità per Dumitru, si supera
ancora Handanovic che mette in calcio d'angolo. È la seconda volta che Dumitru approfitta di un disimpegno errato, pericolosamente errato da parte dell'Inter. Anche in questo caso Dumitru ha provato a scagliare dalla distanza. E si sentono anche i tifosi del Cittadella, 11 pullman arrivati direttamente dal Veneto per una partita comunque vada a finire davvero storica per il club veneto. Calcio d'angolo di La Camera, riesce ad intervenire in anticipo Campagnaro, poi Palacio, su di lui c'è La Camera ma Palacio ha troppo vantaggio, bravo poi il numero 8 nell'intervenire in anticipo e mettere in fallo laterale. Beh, in precedenza errore difensivo da parte di Nagatomo, Dumitru ha rubato veramente palla, poi ha calciato al limite dell'area, ha costretto Handanovic a un grandissimo intervento. Insomma, diciamo che l'Inter si è voluta un attimino complicare la vita, solo per fortuna il portiere dell'Inter è stato ancora una volta all'altezza della sua fama e del suo nome, perché insomma ha fatto veramente una grandissima stagione l'anno scorso e già quest'anno sembra essere ripartito veramente bene. Jonathan, il controllo di Jonathan che prova a superare Marino, ci riesce in collaborazione con Guarin, il cross di Guarin anche qui troppo forte, poco preciso. Si tratta di calcio di rinvio allora per il Cittadella di Gennaro. Di Gennaro che lo scorso anno si è allenato con Handanovic, come dicevamo è stato fuori 5 mesi per la lussazione dell'anca, un fatto questo che gli impedì di giocare la finalissima del primavera del 2012, poi vinta dall'Inter contro la Lazio. Tra l'altro in quei giorni lì ebbe anche gli esami di maturità e li fece da infortunato, insomma la lussazione dell'anca non è un infortunio molto simpatico, non è un infortunio che ti agevola i movimenti, prese 77 e in onore di questo voto, di questo bel voto alla maturità, lo scorso anno all'Inter indossò proprio la maglia 77. Da Palacio per Alvarez, Juan Jesus ancora per Alvarez, poi Cambiasso, Campagnaro, avanza Campagnaro, l'italo argentino riesce a servire Palacio abbastanza arretrato, l'ex giocatore genuano, possesso palla ramificato ora da parte dell'Inter. Alvarez, Alvarez prova ad avanzare chiamando in causa Nagatomo sulla sinistra, Nagatomo prova a portarsi sul fondo, il cross di Nagatomo, il colpo di testa di Guarin, palla alta. Purtroppo c'è da dire questo, Icardi non ha ancora memorizzato i movimenti, tant'è vero che spesso e volentieri si scontra o comunque si ritrova sulla stessa traiettoria, sulla traiettoria di Palacio. Palacio viene fuori spesso, gioca, fa sovrapposizioni, sicuramente già in forma di campionato. Icardi qualche difficoltà la sta avendo perché non riesce ancora a entrare in quei meccanismi che lo dovrebbero portare comunque ad avere un possesso palla e perlomeno fare da sponda per magari i centrocampisti che arrivano a ritroso per poter calciare. Invece non credo abbia toccato palla negli ultimi 5-6 minuti probabilmente. Questo è un dato che fa pensare sia il giocatore che probabilmente lo stesso Mazzarri, perché effettivamente non stanno sfruttando le caratteristiche di questo giocatore. Il lungo lancio di La Camera per Dumitru che prova a superare Ranocchia. Ranocchia che lo costringe però al fallo laterale. Riparte allora l'Inter con Cambiasso, ci avviciniamo anche alle fasi conclusive del primo tempo a San Siro, siamo infatti nell'ultimo minuto regolamentare, c'è il tentativo da parte di Icardi che fa sportellate con Colì, poco fortunato qui l'argentino di Rosario, un cittadino dunque di Leo Messi con cui condivide anche l'apprendistato nelle giovanili del Barcellona, mentre ci sarà un minuto di recupero. Di fatto l'unica interruzione è arrivata proprio quando c'è stato il gol del raddoppio, il rigore è trasformato da Palacio con conseguente e annessa espulsione di Pecorini. Handanovic, Ranocchia, Ranocchia in palleggio a cercare Juan Jesus, prova a passare dalle parti di Paolucci, l'ultimo a toccare è stato probabilmente il giocatore brasiliano, infatti rimessa in gioco per il Cittadella con Sosa. La Camera e conquista palla poi Palacio, da Palacio per Guarin, ora è Guarin praticamente in cabina di regia, si sgancia Jonathan, da Jonathan di prima intenzione su Icardi, allontana Sosa, ma è un Inter che rimane negli ultimi 16 metri del Cittadella. Guarin, Jonathan, palleggio ancora di prima per Guarin dentro l'area, Guarin con il sinistro alto, il colombiano ancora un passo dal 3-0 l'Inter. Ha fatto tutto bene Guarin, controllo, dribbling,
sul tiro purtroppo mi dispiace, ha calciato troppo alto, ma veramente una bellissima manovra da parte di Guarini, ha saltato l'uomo con una facilità incredibile con sinistra, ha voluto piazzare forse la palla sul secondo palo, ha calciato la palla con il corpo sbilanciato all'indietro, la palla è andata in tribuna. Io sottolineerei anche la prova positiva in questo primo tempo di Jonathan che è stato molto bistrattato. Intanto a posto così finisce il primo tempo, 2-0 tra Inter e Cittadella. Il gol di Jonathan al 17esimo e la mezz'ora, il raddoppio di Rodrigo Palacio su calcio di rigore. Cittadella in 10 uomini dalla mezz'ora per l'espulsione di Pecorini, correlata in qualche modo con il calcio di rigore, il fallo da rigore su Palacio che è costato il raddoppio al Cittadella. Andiamo subito da Gaia Brunelli a bordo campo. Gaia Brunelli ed Esteban Cambiasso che oggi hanno qualcosa in comune, vero Gaia? Esatto, facciamo gli auguri a Esteban Cambiasso, oggi è il suo compleanno e anche il mio come hai detto giustamente tu, però insomma un 2-0 importante in questo primo tempo, un Inter che sta giocando bene ed era questo quello che volevate dimostrare in questa prima ufficiale. Sì, soprattutto bisogna continuare, serietà, abbiamo preso la partita come si doveva, con umiltà. Speriamo di continuare così perché penso che è il modo giusto, poi mancano ancora 45, speriamo di fare ancora bene. Ecco, quello che chiede Mazzari è soprattutto velocizzare il giro palla, lo so che l'Inter ancora fa un po' fatica magari anche per la preparazione, però forse questa è la cosa in cui dovete migliorare di più. Sì, va bene, la prima San Siro, normale che dobbiamo prendere confidenza, le gambe ancora sono pesanti, ma l'importante è che le stiamo provando tutte, poi riusciranno pian piano tutte. Grazie, auguri ancora. Grazie a te. Perfetto, allora non ci resta altro per il momento che ricapitolare il parziale da San Siro, Inter 2, Cittadella 0, i gol di Jonathan al 17esimo e di Palacio su calcio di rigore. Linea alla rete a tra pochissimo per il secondo tempo. Immagini nuovamente in diretta da San Siro dove siamo nell'intervallo di Inter-Cittadella, gara valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia Team 2013-2014. Si sta giocando anche un'altra partita, mancavano all'appello due partite dopo l'infornata di ieri, Atalanta che conduce 1-0 sul Bari quando siamo più o meno alla mezz'ora grazie al gol di Marco Livaia, ex giocatore dell'Inter, anche lui della compagnia per così dire di Gennaro, di Pecorini, Alborno e Biraghi, di quell'Inter che nel 2012 vinse il campionato primavera con Bernazzani e Stramaccioni prima alla guida. E allora ne approfittiamo, visto che i giocatori del Cittadella, i componenti della panchina del Cittadella stanno effettuando il riscaldamento, oltre a Kovacic, l'unico dell'Inter in questo momento presente sul manto erboso del Meazza. Andiamo giù da Gaia Brunelli per qualche novità nel frattempo dal Prato di San Siro. Sì, intanto come dicevi giustamente tu, Kovacic è l'unico dei nerazzurri che si sta riscaldando, sta anche ultimando proprio il riscaldamento, quindi insomma presumiamo che entrerà in campo proprio all'inizio dei secondi 45 minuti. Potrebbe esserci un cambio con Cambiasso in quanto a posizione in campo, magari più probabile Guarin che insieme a Juan Jesus è quello che è piaciuto meno a Walter Mazzarri nel primo tempo, addirittura insomma con Juan Jesus dopo le azioni di Dimitru ha detto se fosse un amichevole lo leverei, quindi insomma non ha ancora qualcosa da diciamo sistemare Juan Jesus nella parte difensiva. Per quanto riguarda invece le questioni che si stanno svolgendo in tribuna, c'è stato l'arrivo di Massimo Moratti a San Siro, c'è stata anche l'ovazione nei suoi confronti da parte dei tifosi dell'Inter, quindi insomma segnale che naturalmente anche tutto ciò che gira intorno all'eventuale cessione della società dia insomma quelli che sono segnali verso un senso di appartenenza alla famiglia Moratti e quindi a una permanenza di Massimo Moratti come dirigente e non solo come presidente dell'Inter. E allora mentre intanto vediamo insomma quello che è comunque l'entusiasmo del tifo nerazzurro per quest'oggi, dicevamo come di solito avviene nei primi turni di Coppa Italia, chiaramente non si apre tutto lo stadio di San Siro ma solamente il primo anello per garantire anche un migliore effetto per visivo e non solo per il pubblico, prezzi popolari quest'oggi, magari anche la possibilità di portare le famiglie, di riportare le famiglie allo stadio visto il contesto, vista anche la giornata, la domenica di agosto. Mettiamo un po' di ordine anche il tabellone di Coppa Italia, perché il tabellone è già stato compilato e allora vediamo di capire anche
cosa aspetta la vincente di questa sfida, perché la vincente tra Inter e Cittadella affronterà nel quarto turno il Trapani, già definito il tabellone. Chi vince questa sfida affronterà il Trapani e successivamente andrebbe agli ottavi di finale per affrontare l'Udinese. Quindi diciamo in questo momento dovrebbe essere l'Inter. Diciamo che se tutto va come da pronostico, diciamo ragionando con le teste di serie, anche se poi insomma Udinese Inter in gara secca, in linea molto teorica, potrebbe essere sarebbe comunque una gara dove potrebbe succedere di tutto, diciamo però che in linea molto teorica Milan e Inter potrebbero incrociarsi nei quarti di finale, ma ovviamente è un discorso ancora più che prematuro, anche perché di mezzo ci sono squadre di estremo valore e lo stesso Milan affronterebbe una tra Spezia e Pescara negli ottavi. Però è un tabellone che è stato già compilato, questo per farvi capire che il tabellone è già stato stabilito, con l'Inter che di fatto dovrà sobbarcarsi due partite in più rispetto alle squadre arrivate nelle prime otto posizioni, ed è di fatto una tassa da pagare per il nono posto dello scorso anno. D'altronde però, fuori dalle coppe, Lorenzo, l'Inter quest'anno ha la possibilità di dare importanza e di onorare fino in fondo la Coppa Italia come torneo nel quale togliersi delle soddisfazioni. Ma poi servirà sicuramente anche a Mazzarri per magari dare spazio a quei giocatori che probabilmente potrebbero essere utilizzati meno. Pensiamo soltanto davanti, quando ci sarà il rientro poi di Milito, gli attaccanti centrali inizieranno a essere tanti, perché Belfodil, Icardi, Palacio, Milito, insomma, sai, non avendo le coppe l'alternanza dei giocatori davanti sarà difficile, quindi la Coppa Italia sicuramente potrebbe dare spazio e lustro anche ai giovani che possono così mettersi in mostra e soprattutto non perdere il feeling con quelli che sono i 90 minuti a ritmi importanti. È iniziato intanto il secondo tempo, al momento nessun cambio da entrambe le parti. Allora riepilogo brevemente le formazioni: Inter con Handanovic, Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, Jonathan, Guarin, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo, Palacio e Icardi. Il Cittadella invece con in campo Di Gennaro, poi Sosa, Colì, Pellizzer, Marino, Paolucci, Di Roberto, La Camera, Lora e Dumitru. Cittadella, lo ricordo, in 10 uomini dalla mezz'ora per l'espulsione di Pecorini. Porta palla l'Inter con l'avanzata da parte di Campagnaro, poi Guarin che prova a dettare l'ultimo passaggio verso Icardi con poca fortuna. Più che altro non ha capito secondo me il movimento di Icardi, perché Icardi gli ha toccato il pallone e poi si è andato praticamente a smarcare alle spalle del difensore, mentre Guarini voleva dargli la palla in profondità. Bravo l'argentino, meno bravo a capire la situazione probabilmente il colombiano. Manovra l'Inter ancora, insiste lo stesso Alvarez, poi il palleggio di Paolucci a evitare guai peggiori per il Cittadella. Possesso palla comunque radicato per l'Inter, almeno fino a quando poi Nagatomo non regala il fallo laterale ai veneti. Sosa, se non vedo male, sì, in possesso di palla, prima in campo si deve essere rotto il naso o qualcosa, perché ha una maschera sul viso, quindi sicuramente avrà riportato qualche piccolo infortunio, non so se lo zigomo o il naso, insomma ha una maschera. Nel contrasto precedente, bravo, appena entrato in campo, nel contrasto sì, con Icardi, quando non a caso era stato interrotto il gioco per brevissimo tempo. Il palleggio di La Camera che scivola, ma comunque un po' di spazio, decide di alleggerire allora nuovamente per Paolucci, da Colì alla Camera, di nuovo verso Pellizzer, il retropassaggio del capitano dei veneti, ancora per Di Gennaro, poi il controllo di Lora che evita il fallo laterale ma al prezzo di riconsegnare il pallone al centrocampo dell'Inter, da Guarin verso Juan Jesus, controlla il brasiliano, poi riesce a mettere in movimento Nagatomo, la discesa di Nagatomo, Palacio. Ed è un Inter che in questo momento sta chiudendo il Cittadella nella sua metà campo. Manovra con Campagnaro, da Campagnaro per Guarin, poi Jonathan. Palleggio di Jonathan che prova a tenersi lontano Lora, scivola Cambiasso, da Cambiasso per Nagatomo, poi ancora Palacio. Palacio, il cross con il destro, il colpo di testa di Pellizzer, Cambiasso. Di nuovo l'Inter che sta avanzando in maniera graduale ma inesorabile fin sulla linea della tre quarti del Cittadella. È
L'Inter sta cercando di aprire un attimino la difesa giocando questi palloni molto larghi sugli esterni, che si mantengono veramente larghi, quasi sulla linea praticamente laterale, proprio per cercare di recuperare palla e poi magari andare nell'uno contro uno, nell'inserimento magari di un centrocampista o con l'uscita da parte dell'area, da parte di Palacio, che viene incontro, magari controlla palla e crea superiorità numerica al limite dell'area. Questo è quello che sta facendo adesso l'Inter. Credo che sia stato il dogma che Mazzarri abbia voluto dire ai propri giocatori nello spogliatoio, visto che credo che il Cittadella, in questo momento essendo in 10, probabilmente in fase difensiva ripiegherà molto e quindi gli spazi saranno molto stretti, di conseguenza solo se allargherà un attimino le maglie della difesa avversaria potrà trovare spazio. Portapalla il Cittadella con il lungo lancio di Colì a coinvolgere Di Roberto, il palleggio sul quale c'è interdizione da parte di Juan Jesus, rimessa laterale ancora per la formazione veneta con Sousa. Rimessa in gioco dell'uruguaiano, si fa vedere Dumitru, il palleggio di Dumitru che riesce poi a coinvolgere insistentemente Di Roberto, poi ancora da Cambiasso per Guarin, posizione di fuorigioco abbastanza evidente da parte di Icardi. Qui ha peccato un po' di inesperienza Icardi, perché secondo me se avesse fatto una corsa un attimino in orizzontale anziché andare subito in verticale, probabilmente il passaggio da parte di essere perfetto. Si è fatto un attimino prendere dall'occasione che poteva venire fuori ed ha corso direttamente in verticale, quindi è terminato in fuorigioco. Il rinvio di Gennaro, la sponda di Dumitru che non riesce però a raggiungere Di Roberto, ancora la camera, il colpo di testa di Juan Jesus Alvarez. Da Alvarez per Jonathan, poi Campagnaro. Largo da Campagnaro per Ranocchia. Juan Jesus, Nagatomo. Da Nagatomo ancora per Cambiasso. È una linea difensiva molto alta però in questo avvio di ripresa da parte del Cittadella. Sì, beh, credo che sia anche abbastanza normale. Sicuramente Cittadella non vuole, Foscarini non vuole che la propria squadra venga chiaramente chiusa nell'area di rigore, quindi sicuramente avrà chiesto di tenere la linea dei difensori alta per impedire all'Inter di mangiare terreno e chiaramente di andarli a pressare addirittura quasi al limite della loro area. Facendo così sicuramente darà problemi all'Inter, bisognerà capire quanto tempo durerà. Alvarez sulla sinistra, riesce ad appoggiare per Nagatomo, arriva Cambiasso, l'esterno di Cambiasso per Guarin, non è finita, posizione regolare per tutti da Jonathan e si salva Di Gennaro, ancora una volta Inter vicina al 3-0, Jonathan vicinissimo alla doppietta personale. Grandissima parata da parte di Di Gennaro, c'è da dire questo, il tiro non era facile per il portiere a raso terra ad incrociare sul secondo palo, bella tutta l'azione dell'Inter, scodellata la palla da parte di Cambiasso sul secondo palo, Guarin palla indietro, bello il tiro di giornata, ma altrettanto bella la parata del portiere Di Gennaro. Calcio d'angolo per l'Inter con la possibilità dalla corsia, anzi dalla distanza da parte di Guarin, conclusione veramente poderosa con il pallone che termina fuori, ma c'è stata anche in questo caso un po' di disattenzione da parte della difesa del Cittadella. Guarin era, è vero, lontanissimo ma completamente libero e con un tiro molto potente dalla distanza. Sì, che altro da calcio d'angolo, insomma, al limite dell'area il Cittadella non aveva schierato nessuno, perlomeno immagino che l'allenatore Foscarini l'abbia fatto, però chiaramente l'interprete probabilmente se l'è dimenticato, sicuramente si è fatto distrarre da qualche altra cosa, perché non può arrivare un giocatore dell'Inter così a ritroso e calciare senza avere un'opposizione. Marino per Lora, la camera ancora verso Lora, all'indietro si rifugia nel passaggio verso il suo capitano Michele Pellizzer. Sousa per Paolucci, poi Di Roberto riesce a eludere la pressione di Alvarez, su di lui c'è la pressione da parte di Juan Jesus. Marino, si muove Lora, Marino prova ad affondare sulla sinistra, poi la camera gioca semplice per Di Roberto per vie centrali, prova il sinistro, non è fortunato anche perché c'è l'opposizione di Alvarez, davvero uomo a tutto campo quest'oggi, punto centrale del centrocampo nerazzurro. Qui Palacio che verticalizza forse un po' troppo con
Nagatomo, che era probabilmente in posizione irregolare. Di Roberto comunque sicuramente interprete di un'ottima partita, oggi ha dato non poco fastidio a tutta la difesa dell'Inter, con grande personalità va via in dribbling, salta l'uomo, ha saldato due o tre volte lo stesso Juan Jesus, veramente un giocatore che oggi è stata una buona sorpresa, devo dire, effettivamente non lo conoscevo molto, devo dire che oggi mi ha fatto un'ottima impressione. Nel frattempo c'è un cambio in vista per il Cittadella, perché vedo pronto Leonardo Perez, pronto a entrare sul terreno di gioco. Per saperne di più vado da Gaia. Sì, infatti arriva in questo momento il cambio, uscirà come vedete anche dalle immagini il numero 10, proprio Pippo Lora, entrerà come hai detto tu con il numero 21 Leonardo Perez, un cambio assolutamente ininfluente per quanto riguarda anche lo schieramento in campo, questo 4-4-1-1, anche se Perez è sicuramente più offensivo e quindi cercherà di dare maggior spinta, anzi come vedete andrà proprio a fare la prima punta con Dimitru, che si sposterà più a centrocampo a chiudere le incursioni di Jonathan. Italianissimo, nonostante il cognome faccia pensare al contrario, Leonardo Perez, in passato anche al Pisa. Guarin, da Guarin per Cambiasso, per vie centrali, l'appoggio di Cambiasso ma anche il buon governo del pallone da parte della difesa del Cittadella, il lancio di Marino a cercare Perez, che effettivamente è andato a posizionarsi come punto di riferimento offensivo, come ci segnalava la nostra Gaia Brunelli dal Prato di San Siro. Nagatomo, ancora per Alvarez, poi Juan Jesus, Ranocchia verso Campagnaro, possesso palla ora ramificato e non particolarmente frenetico da parte dell'Inter, con Jonathan verso Guarin. Guarin di nuovo per Jonathan, tutto di prima, ancora una volta si cercano spesso e volentieri il brasiliano e il colombiano, e rimessi in gioco per l'Inter, pallone tra le mani di Campagnaro, si fa vedere Palacio al centro dell'attacco, invece Icardi, proprio Palacio viene anticipato da Pellizzer, ancora Guarin, c'è però il fuorigioco del giocatore colombiano. Punizione allora per il Cittadella, la camera. Parte il centrocampista della Cittadella, il lungo lancio di La Camera a cercare l'inserimento di Di Roberto, riparte l'Inter, Cittadella un po' allungato, prova ad approfittarne allora la formazione nerazzurra con Alvarez, da Alvarez verso Guarin, Guarin con il destro, c'è l'opposizione di Dumitru dentro l'area, prova a farsi largo Icardi a sportellate, ancora Cambiasso, Alvarez, Jonathan. Jonathan in surplus, ancora per Alvarez, forse anche un tocco di mano, non secondo il direttore di gara, giudicato involontario evidentemente dall'assistente di Irrati. Ancora Alvarez, sono in quattro addirittura sull'argentino. Cambiasso lascia poi l'incombenza a Juan Jesus, che prova la progressione, interviene poi di giustezza, badando soprattutto alla sostanza Pellizzer. Cardi si è fatto male. Mi sa di sì. Non so se polpaccio, ginocchio, credo abbia problemi. Vedo che Cambiasso, insomma, non sta, non possiamo vederlo meglio. Problemi per Maurizio Icardi e vediamo che si rende necessario l'intervento dello staff medico. Andiamo a vedere anche la dinamica dell'impatto, evidentemente nel contrasto di più che altro nel ricadere, nel ricadere dal colpo di testa, probabilmente ha messo la caviglia male, non ho capito bene il polpaccio, la caviglia, le immagini non sono proprio chiarissime, però sicuramente ha risentito perché è rimasto lì sul posto e ha chiesto l'aiuto del medico e del fisioterapista. Zoppica, sì, sembra più un problema di caviglia effettivamente, nel ricadere magari è caduto a peso morto, probabilmente ha perso l'equilibrio, sicuramente, insomma, speriamo nulla di grave per il giocatore argentino. Sì, anche perché mi sembra sta lasciando il terreno di gioco, ma lo sta facendo con una certa autonomia, al di là della botta che evidentemente è ancora forte e il giocatore ex Sampdoria l'assente come momentaneamente in 10 uomini anche l'Inter, dunque sempre 2-0 tra Inter e Cittadella in questo terzo turno della Coppa Italia Team 2013-2014. Il suggerimento di Guarin, c'era stato il taglio da parte di Nagatomo. Di Roberto allontana poi Sosa, che va a cercare Perez, Perez che ovviamente fa quello che può da solo, anzi si trattava proprio del numero 21, Perez fa
quello che può lì in mezzo da solo a sostenere il peso dell'attacco di una squadra che chiaramente per la disparità tecnica in campo e anche per la situazione di punteggio non può far altro che puntare sulle sue sponde per provare se non altro ad avvicinarsi alla porta di Handanovic. Da Jonathan per Guarin, Guarin mette in mezzo e c'è il gol di Rodrigo Palacio, 3-0 per l'Inter, il gol del 3-0 per l'Inter con la combinazione rasoterra molto rapida con cui Rodrigo Palacio è andato a colpire, doppietta per lui, gol su azione, ma chiaramente adesso non c'è più partita. No, ma Palacio è fantastico ragazzi, Palacio fa questi tagli, ti invitano veramente a nozze, perché quando tagli così le difese, passi alle spalle del difensore centrale, anche per il centrocampista, in questo caso Guarin che ti dà la palla, è una cosa fantastica, le sa fare veramente bene e metterebbero in difficoltà qualsiasi difesa, veramente complimenti a questo giocatore perché dovunque è stato in qualsiasi categoria giocata ha sempre fatto gol proprio sfruttando questi tagli che sono micidiali, complimenti. Leggerissima deviazione probabilmente da parte di Colì che ha reso ancora più complicato il compito di Di Gennaro in quell'occasione, e intanto c'è il cambio con Freddy Guarin, se ne merita tutti gli applausi di San Siro, al suo posto entra Kovacic, sta per scoccare l'ora anche di Belfodil, per il momento però non si sa ancora al posto di chi, vado subito da Gaia. Sì, perché dovrebbe uscire proprio Palacio al posto di Belfodil, perché Mauro Icardi ha detto che può proseguire, quindi sembra essersi rimesso, infatti uscirà proprio Palacio, autore di una doppietta, l'avevamo detto precedentemente che Kovac poteva entrare al posto di Guarin, forse quello meno incisivo oggi, anche se lo stesso Walter Mazzari ha detto gioca semplice e soprattutto sì un pochino più deciso anche nell'ultimo passaggio. Ora è stato dato l'ok da parte del dottore per la permanenza in campo di Icardi e quindi fuori Palacio dentro Belfodil. E allora vediamo all'opera con curiosità questi due ragazzi. Kovacic l'abbiamo già visto all'opera la scorsa stagione con una personalità e un rendimento notevoli in un semestre difficile per l'Inter, per un ragazzo classe 1994. Opportunità per l'Inter di dilagare con Alvarez, da Alvarez verso Nagatomo, Nagatomo sulla sinistra può crossare, Nagatomo palla dentro, Icardi manda alto, bellissima l'azione, bellissima davvero, grande progressione palla al piede da parte di Alvarez, scarico sulla sinistra, cross centimetrato veramente per la testa di Icardi, c'è stata anche la deviazione da parte del difensore del cittadino a calcio d'angolo per l'Inter. Sì, tiro dalla bandierina per l'Inter, ovviamente da pochi minuti in campo nella sua prima gara ufficiale nerazzurro anche Ishak Belfodil, ex Lione, ex Parma. Calcio d'angolo per l'Inter, riesce ad allontanare in qualche modo la difesa del Cittadella, adesso per il Cittadella si tratta davvero di spendere questa mezz'ora residua limitando il passivo il più possibile. Campagnaro, da Campagnaro per Juan Jesus, manovra l'Inter con il tocco di Belfodil che vediamo indietreggiare anche di parecchio sulla linea dei centrocampisti per partecipare alla manovra. Beh, effettivamente diciamo che sta ricoprendo un ruolo che forse non è neanche il suo, perché esatto, essendo un attaccante centrale diciamo dovrebbe essere al posto di Icardi, però probabilmente Mazzari ha voluto farli giocare insieme per cercare di capire come si possono muovere se magari vengono tenuti fuori da quella posizione. Eccoci Nagatomo sulla sinistra, Nagatomo prova a servire Belfodil per il facile appoggio da due passi, viene però neutralizzata l'idea del giapponese da Colì, non è finita però ancora l'Inter. Da Kovacic per Cambiasso, di nuovo Kovacic, il giovane croato, appoggio per Jonathan, poi alle sue spalle incombe Campagnaro, si accentra Campagnaro a coinvolgere ancora Icardi, da Icardi per Jonathan, palla bassa per Belfodil, Colì che riesce a chiuderlo e a mettere in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina per l'Inter, Inter che non fa sconti, Inter che pigia sull'acceleratore finché ce n'è, come giusto che sia, e il Cittadella che ha il compito effettivamente di non abbassare mai la guardia anche adesso che il punteggio è palesemente a favore dei nerazzurri. Il cross di Jonathan dentro l'area ed è il 4-0 di Ranocchia, 4-0 per l'Inter con gloria anche per Andrea Ranocchia che cala il poker dei nerazzurri. Beh, psicologicamente purtroppo il Cittadella ha mollato, l'1-2 su calcio d'angolo, cross
neanche tanto bello da parte di Jonathan. Chiaramente il giocatore di Cedella sul primo palo ha mancato la palla. Ranocchia praticamente è arrivato a controllare il pallone praticamente nell'area piccolina. È stato un gioco da ragazzi buttarla dentro. Diciamo che per Cedella, insomma, il risultato sicuramente non è dei migliori, anche perché insomma ci può stare che a San Siro si perda, però magari adesso ora, per quello che si era visto nel primo tempo, chiaramente l'uomo in meno inizia a farti pesare, perché fino a quando c'erano le energie nervose le gambe andavano bene. Nel momento in cui le gambe iniziano a non andare più, chiaramente la qualità tecnica dell'Inter ha iniziato a fare la differenza. Paolucci prova l'affondo, adesso c'è un momento d'orgoglio del Cittadella che vuole lasciare una traccia del suo passaggio a San Siro. Calcio di punizione per il Cittadella, mentre c'è il terzo e ultimo cambio per l'Inter. Gaia da bordo campo. Sì, perché entra Alvaro Pereira, esce Campagnaro e Walter Mazzari ci ha dato l'indicazione giusta, quindi difesa a 4, quindi un cambio anche di sistema di gioco con Pereira che farà il terzino a sinistra, non a Capodomo a destra, visto che loro sono in 10, difesa a 4 dunque per l'Inter. È chiaramente giusto fare gli esperimenti se il tempo e il punteggio te lo consentono. Sì, anche perché è giusto che Mazzari, il quale si sa che ha sempre sposato la difesa a 3, però è anche giusto capire un po' questa squadra come può effettivamente esprimersi meglio, perché no, ci sono dei giocatori che possono interpretare il ruolo di difesa 3 e quelli che possono farlo in difesa 4. Ci possono essere situazioni all'occorrenza magari di inferiorità numerica, che chiaramente c'è necessità di difendersi a 4, perché magari gli avversari attaccano anche a 3-4 attaccanti, tante volte può succedere, no? E quindi è giusto che Mazzari faccia questi esperimenti in una partita che si è messa decisamente bene. Mentre intanto, come detto, entra Pereira sulla precedente punizione di la Camera, nulla di fatto, anzi con un'irregolarità commessa nell'area nerazzurra da un saltatore del Cittadella, Perez, se non andiamo errati. E allora da Jonathan ad allargare proprio verso Pereira, ancora il lungo lancio, poi sulla corsia di sinistra da parte Juan Jesus, riprende palla il Cittadella, prova l'affondo la formazione veneta senza però grossa fortuna da parte di Roberto. Intervento falloso poi nei confronti di Ricky Alvarez del calcio di punizione. Beh, un Ricky Alvarez che si trova molto da fare, che sta veramente anche in fase difensiva cercando di dare una mano ai compagni. Ha recuperato lui palla su di Roberto, ma in tutto l'arco della partita effettivamente ha iniziato a cercare di fare ciò che magari non gli è neanche molto piacevole, perché insomma fare la fase difensiva a giocatori così estrosi non è che gli piaccia molto. Però effettivamente oggi c'è da dire, con tutto rispetto per l'avversario, però Alvarez effettivamente è stato quello che li ha messi in grande difficoltà, perché a tutto campo ha gestito, ha saputo correre al momento giusto, dare una mano agli attaccanti e ai difensori. Devo dire, probabilmente per me è migliore in campo. Il controllo di Juan Jesus, l'appoggio verso Pereira, c'è Nagatomo che viene servito, è proprio il giapponese che cerca l'affondo, su di lui un paio di giocatori della Cittadella, emerge poi Giovanni la Camera contro Cambiasso, la Camera riesce a verticalizzare molto bene mettendo in movimento Di Roberto, contropiede del Cittadella, Di Roberto, c'è il movimento di Perez dentro l'area, Di Roberto prova il dribbling, Di Roberto, il diagonale di Di Roberto e c'è la parata di Handanović, allontana poi Ranocchia. Applausi però per il Cittadella che, nonostante il punteggio, cerca con orgoglio il gol della bandiera. Beh, Di Roberto, l'abbiamo detto in anticipo, è un giocatore che ha messo veramente in serie difficoltà, soprattutto nel primo tempo, la difesa dell'Inter e in particolar modo Juan Jesus. Anche in questa occasione dribble secco da sinistra verso destra, calcio in porta, ancora una volta Handanović ci ha messo il suo. Pereira, pallone dentro, recupera poi Nagatomo, il cross di Nagatomo irraggiungibile sia per Belfodil sia per Icardi, poco preciso in questo caso l'esterno giapponese. Calcio di rinvio dunque per il Cittadella. È un Inter che torna a giocare in Coppa Italia il 18 agosto dopo 30 anni. Era da 30 anni che l'Inter iniziava così presto la sua stagione e in quell'occasione giocò a Rimini, vinse 1-0 con gol di Hansi Müller. Kovacic,
Verticalizzazione di Kovacic, filtra il pallone in mezzo alla difesa del Città, riesce ad allontanare poi Pellizzer sul cross di Nagatomo, ma chiaramente un Cittadella che appena si allunga, appena abbassa la guardia, si espone al micidiale contropiede nerazzurro. Un Cittadella che prova a manovrare anche in questo caso con Perez la camera. Fantastico però il passaggio, un millimetrico il passaggio di Kovacic, praticamente è stato un bacio veramente, cioè, peccato per il cross non riuscito a dovere da parte di Nagatomo, ma la palla in profondità di Kovacic era veramente fantastica. Kovacic, ancora lui, Kovacic, leggero fuorigioco di Belfodil e comunque la difesa del Cittadella ci mette una pezza da Jonathan, largo sulla corsia di destra dove è presente Icardi. Da Icardi per Jonathan verso Belfodil, prova ad avanzare il giocatore franco algerino, viene tamponato però da Pellizzer. Colì, si arrabbia Colì che voleva servire Perez che è rimasto fermo, consentendo il recupero a Juan Jesus. Siamo a Icardi, si è fatto male, chiede il cambio. Purtroppo di cambi l'Inter non ne ha più. L'Inter ha già esaurito le tre sostituzioni. Allora, per saperne di più, andiamo da Gaia a bordo campo. Sì, infatti c'è stato un gesto di disappunto da parte di Walter Mazzarri, perché appunto per quanto riguarda Mauro Icardi era stato espressamente chiesto che il giocatore appunto potesse rimanere in campo proprio prima per l'infortunio. I tre cambi sono già stati effettuati, ora qualche indicazione a Cambiasso, perché evidentemente la difesa 4 non è stata ben assorbita dopo che abbiamo visto il contropiede da parte di Roberto, quindi ora Walter Mazzarri sta cercando di sistemare le cose, però per quanto riguarda Icardi adesso bisogna vedere se riuscirà a rientrare in campo. Pare sia un problema muscolare alla coscia, quindi ora il dottore e lo staff medico nerazzurro lo stanno controllando, altrimenti l'Inter dovrà comunque fare a meno di un giocatore. Lorenzo, sei stato giocatore, a meno di fratture evidenti, e non è il caso per fortuna, di Icardi, nessun giocatore ti dirà mai di uscire volontariamente. No, ci mancherebbe altro. No, più che altro vedo che più che la coscia, non me ne voglia Gaia, ma sembra che Mauro si guardi un po' il ginocchio. Credo che forse il cadere da quell'elevazione prima gli abbia forse portato una piccola un piccolo appoggio sbagliato sul ginocchio, e ora forse lo sta risentendo, sai, magari non è nulla di grave, ci mancherebbe altro, però l'ha risentito di nuovo nell'occasione di qualche istante fa, e probabilmente ha chiesto il cambio, non rendersi conto che purtroppo non c'erano più uomini in panchina. Però voglio dire, non sarebbe un problema se l'Inter giocasse in 10 in questo momento, ecco. Perez prova il Cittadella anche in questo caso generosamente ad avvicinarsi all'area nerazzurra, c'è il fallo di Cambiasso proprio nei confronti di Leonardo Perez ed è quindi calcio di punizione per il Cittadella, mentre intanto ritorna in campo, sì, Icardi. Ma guarda, Gaia ce lo può dire, mi è sembrato che Mazzarri abbia detto a Icardi: se non stai bene vieni fuori, inutile che stai in campo zoppicando. Chiediamo conferma a Gaia dal prato di San Siro. Prima però seguiamo questo calcio di punizione per il Cittadella. Sul pallone ci sono Di Roberto e la camera, vediamo chi dei due proverà la conclusione. Punizione di Roberto che si stampa sulla barriera, c'è la posizione di Nagatomo, ancora Di Roberto, chiude poi Ricky Alvarez. Gaia. Sì, è andata proprio così, tra l'altro c'è stata anche una battuta spiritosa di Walter Mazzarri, sarà che il 4-0 insomma lo rilassa un pochino, ha detto vediamo adesso Mauro che fa, se rientra o non rientra, insomma io non c'ho più cambi, questo è quello che ha detto Walter Mazzarri. Però sì, si è rivolto verso Mauro Icardi e gli ha detto guarda che se non stai bene esci, perché piuttosto che farti infortunare insomma è meglio che tu esca prima, e continua adesso la panchina nerazzurra a dirgli di uscire. Quindi credo che il giocatore sta rimanendo in campo, ma la panchina tutta insieme ha chiesto a Mauro Icardi di uscire. Considerata la situazione vissuta lo scorso anno dall'Inter, non c'è bisogno di portarsi avanti anche quest'anno sull'argomento infortuni. Ma sì, ma poi una partita vinta, stravinta, 4-0, e gli avversari sono già in 10, sai, se dovevi lasciare la squadra magari in inferiorità numerica ci può stare anche, ma in questo momento voglio dire non ci sono grossi problemi. È chiaro che la voglia di questo ragazzo di mettersi in mostra, la consapevolezza magari di... Stiamo parlando di un ragazzo del 93, ragazzi, quindi chiaramente per un attaccante in special modo, sai, significa magari in una partita del genere poter anche arrivare a fare gol, quindi chiaramente non vuole... Però è anche sintomo del fatto che sicuramente il danno, comunque l'infortunio, è veramente qualcosa di leggero, quindi certo, nulla che possa complicare sicuramente il suo percorso odierno. Ranocchia,
Avanza ancora il centrale dell'Inter, autore del gol del 4-0. C'è l'opposizione di Di Roberto, recupera la camera. La camera, sono in 5 quelli del Cittadella con Di Roberto sulla destra. Cross in mezzo, irraggiungibile per Perez. Allontana alle sue spalle Jonathan, poi Pereira. Jonathan sbaglia nel disimpegno, ne approfitta allora il Cittadella con Dumitru. Dumitru con il destro, fuori di un metro. Il tiro dell'ex giocatore dell'Empoli, italianissimo, nonostante la sua storia sia una storia estremamente particolare. Con Kovacic termina a terra il croato Jonathan. Si continua a giocare con il possesso dell'Inter. Ricky Alvarez, da Alvarez per Jonathan. Belfodil, triangolo ancora con Jonathan. Belfodil dentro l'area, Marino su di lui, ancora Belfodil, si porta sul fondo ma non ha più spazio, riesce ad emergere saltando Pellizzer, poi interviene addirittura Dumitru in supporto difensivo. Anche Belfodil è un giocatore che ha fatto vedere l'anno scorso dei grandissimi numeri, sia in fase realizzativa che come adesso anche fase di possesso in zone del campo veramente difficili, e ha fatto sì che il Parma l'anno scorso arrivasse a una salvezza insomma importante. Credo che nell'Inter potrà veramente ritagliarsi un ruolo importante, perché ha veramente qualità sia fisiche che tecniche non facili da trovare per un giocatore che è molto alto. Kovacic, lo slalom del croato che si ferma sulla soglia dell'area di rigore. Riparte allora il Cittadella in contrattacco da Paolucci per Di Roberto. Intervento molto ruvido da parte di Alvaro Pereira, che si porta a casa il cartellino giallo, l'unica ammonizione sin qui per l'Inter. Ricordo, ammonito Pellizzer del Cittadella, che però ha dovuto anche incassare l'espulsione di Pecorini al 30esimo. Fallo tattico da parte di Pereira. Assolutamente sì, anche perché Cittadella poteva ripartire per l'ennesima volta in contropiede. Abbiamo visto quanto male Cittadella ha fatto sia nel primo tempo ma anche un paio di volte nel secondo tempo all'Inter. Chiaramente ci sono situazioni che giustamente meglio interrompere dall'inizio, e Pereira magari anche in maniera plateale ha fatto un fallo, tant'è vero che gli è costata la munizione. Rimessa laterale per l'Inter quando abbiamo passato l'ora di gioco, anzi la mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo. Siamo al 75esimo, un quarto d'ora al termine di questa partita chiaramente ormai segnata nel punteggio, mentre c'è un Mazzarri agitatissimo, chiaramente, perché all'ennesima palla lunga, questa volta di Ranocchia, ha detto c'hai lo scarico a destra, gioca sulla destra, è normale. Quindi l'Inter, vedi, anche sul 4-0 è giusto che Mazzarri non abbassi la concentrazione, è giusto che continui a forzare quelle che sono le regole del suo gioco, che è fatto di possesso palla, di scambi anche magari estenuanti, che però portano la squadra ad avere molta più convinzione nei propri mezzi. Manovra ancora il Cittadella, Dumitru dalla sinistra ha cercato di agire in orizzontale, idea però frustrata dall'attenta guardia della difesa dell'Inter. Inter che ci prova con Belfodil che parte dall'esterno per convergere verso il centro, non riesce però ad assistere Alvarez, poi ancora da Dumitru verso Paolucci. Paolucci, un pallonetto coraggioso per provare a sorprendere Handanovic dai 45-50 metri. Certo, il portiere sloveno era attento e non ha fatto fatica nel governare il pallone. Sta per entrare intanto nel Cittadella anche il giovane Busellato, e tra poco ci faremo dire da Gaia Brunei al posto di chi. Anzi, andiamo subito da Gaia. Sì, perché uscirà Di Roberto, entrerà Busellato. Direi che per Di Roberto si può dire che forse insieme a Dimitro è stato il migliore in campo per il Cittadella, un po' di respiro anche per Di Roberto ormai molto stanco, e un cambio naturalmente il terzo e ultimo anche per il Cittadella, quindi non ci saranno più cambi. Non dimentichiamo che entrambe le squadre debutteranno nel prossimo weekend in Ligure, poi la prima al Tombolato sarà contro la Ternana la settimana successiva. Nagatomo. Squadre abbastanza stanche adesso, in particolar modo il Cittadella, lo vedi, iniziano a schiacciarsi, però nonostante tutto veramente la squadra di Foscarini sta mantenendo comunque una propria fisionomia, e l'aggressività da parte dei difensori è una cosa che è rimasta dall'inizio fino all'ultimo secondo di partita, fino adesso, quindi complimenti, perché insomma si stanno meritando. Il risultato non è vero, ma la buona prestazione da parte dei giocatori di Foscarini ci sono sicuramente tutti. E allora entra in campo per quest'ultimo quarto d'ora Massimiliano Busellato,
ed è un cambio significativo per il Cittadella, perché Foscarini regala un quarto d'ora al prodotto più interessante del proprio settore giovanile, ragazzo classe 93 di Bassano del Grappa, che è in forza al Cittadella dal 2002, quindi da quando era praticamente, da quando aveva 9 anni, da quando era bambino, ha fatto tutta l'altra fila del settore giovanile, ed è significativo, è un cambio da questo punto di vista significativo e beneaugurante per questo ragazzo nazionale under 19 e under 20, che ha compiuto tutta l'altra fila, tutta l'ascesa fino a questa partita, poco fortunata nel punteggio, ma che comunque rimarrà nella storia quarantennale del club Veneto. Dai, fare l'esordio a San Siro non è da tutti, te lo dice uno che l'esordio a San Siro in Serie A l'ha fatto contro l'Inter dei fantastici tedeschi di Trapattoni, Klinsmann, Trapattoni, Breme, eccetera eccetera, insomma io ho fatto Mateus, io ho fatto l'esordio qua ai miei 17 anni, quindi al di là dei risultati, io ebbi più fortuna perché insomma entrai e mantenevo il risultato dell'1-1. Però comunque l'esordio a San Siro sul tempio dello stadio del calcio italiano è qualcosa che non puoi dimenticare così, anche se il risultato è sul 4-0. Busellato, che comunque ha già giocato lo scorso anno, ha fatto praticamente, è stato sempre titolare, però ecco, chiaramente con tutto il rispetto per i campi di Serie B, alcuni di questi anche molto prestigiosi, ma San Siro, come dicevi te, è sempre San Siro. Opportunità per Perez, generosamente il Cittadella prova a mettere almeno l'uno alla casella dei gol segnati, proprio Busellato che va ad allargare là dove è presente Sosa, il cross di Sosa, e andiamo da Gaia sul prato di San Siro. Sì, per raccontarvi questo siparietto c'è stato un dialogo proprio tra Mauro Icardi e Walter Mazzarri, si sono chiariti. Icardi ha detto: ma no, Mauro, ce la faccio, sto dentro. Gli ha detto: ma se ti fai male, ti infortuni, sembrava davvero parlasse con suo figlio, quindi è stato un bel momento anche tra i due. Alla fine Icardi rimane in campo perché dice che ce la fai, quindi vuole restare. Calcio d'angolo per il Cittadella, se ne incarica la Camera, con il destro la Camera, palla arcuata, il colpo di testa da parte di Pellizzer e pallone che termina sul fondo. Anche Foscarini ha avuto il suo quarto d'ora a San Siro da giocatore. Foscarini che ha giocato per diverse stagioni nell'Atalanta insieme a Bortolo Mutti, quando l'Atalanta risaliva dalla C1 alla B all'inizio degli anni 80, e nell'83 in un Milan-Atalanta di Serie B entrò a gara in corso e fu l'unico quarto d'ora, come ha ricordato proprio ieri, l'unico quarto d'ora della sua carriera alla Scala del Calcio. Nagatomo con il destro, il pallone in mezzo, a cercare Belfodil, la trovare l'uscita di Di Gennaro che mette in calcio d'angolo e di fatto evita guai peggiori ai suoi. Bellissimo il cross ancora una volta dell'Inter. Belfodil forse non ci ha creduto su questo cross, se ci avesse creduto un attimino prima forse poteva andare alla conclusione. Ci ha chiuduto in ritardo, bravo anche forse il difensore del Cittadella che usando il braccio l'ha tenuto un po' lontano forse dalla traiettoria di dove la palla sarebbe caduta. Porta palla con Jonathan, all'indietro di Jonathan per Juan Jesus. Ci avviamo davvero alle battute conclusive della partita, ma ci sono ancora 8 minuti più recupero prima del fischio finale. La Pereira per Belfodil sulla sinistra, Belfodil cerca di far filtrare il pallone, c'è l'opposizione di Paolucci, poi Dumitru prova ad andare via in progressione a Juan Jesus, ci riesce l'attaccante italiano. Ancora Dumitru, su di lui l'anticipo di Juan Jesus che riesce a porre rimedio. Busellato ancora per Dumitru, di nuovo Busellato che viene attaccato fallosamente da Juan Jesus che si prende il cartellino giallo. Anche in questo caso poco margine di manovra per i difensori nerazzurri, esattamente come è successo prima a Pereira, necessario spendere il cartellino giallo. Sì, anche se però è tutto partito da un errore insomma di appoggio da parte di Belfodil, anche in maniera insomma abbastanza puerile. Effettivamente ha scaricato una palla difficile, poteva fare una cosa molto più semplice, di qua si è scatenato il contropiede del Cittadella e di conseguenza la munizione di Juan Jesus che ha dovuto fare questo fallo, altrimenti il giocatore del Cittadella poteva battere a rete con più facilità. Calcio di punizione per il Cittadella, sul pallone ci sono Paolucci e la Camera, sarà quest'ultimo probabilmente a tirare. C'è anche una controbarriera, come vediamo, dei giocatori veneti a cercare di complicare la vita ad Handanovic. Si allontana la Camera, parte Paolucci, punizione di Paolucci che termina alta sopra la traversa.
poco fortunato in questo caso il numero 23 del Cittadella. Mentre intanto è stato comunicato il dato dei paganti ed è un dato, a mio parere, sorprendente in positivo: 17.382, considerato che si tratta del 18 di agosto. Sicuramente è un dato che fa piacere, l'affetto intorno all'Inter e anche, lo ribadiamo, la presenza significativa dei tifosi del Cittadella giunti in massa dal Veneto con ben 11 pullman e che hanno aiutato a dare sale a questo pomeriggio agostano. Sicuramente, insomma, la curiosità di vedere la nuova Inter di Mazzarri c'era. È normale che poi, diciamo, che in Italia viviamo il calcio in una maniera viscerale, quindi questi due mesi senza calcio per tanti tifosi non sono stati il massimo. Sì, va bene le vacanze, va bene tutto, però non appena c'è la possibilità di andare allo stadio e incitare la propria squadra e vedere 22 calciatori correre in campo, insomma, se c'è la possibilità lo si fa. Ecco, questo è il bello anche dell'Italia. Anzi, auguriamoci che ci siano iniziative per promuovere gente sempre più spesso allo stadio, soprattutto giovani, bambine, famiglie, perché insomma è la cosa che in Italia forse rispetto all'estero manca. Nel frattempo è uscito Icardi, ha gettato la spugna e tra poco ci faremo riferire cosa si sono detti con Mazzarri da Gaia Brunelli. Prima però Dumitru che cerca di combinare con Perez e i due però non riescono a intendersi. Andiamo da Gaia, perché effettivamente Icardi ha gettato la spugna e dunque l'Inter è in 10. Sì, diciamo che è stato sollecitato nuovamente lo stesso Cambiasso, poi è andato da Mazzarri, gli ha detto digli di uscire, Cambiasso è andato da Mazzarri, ha detto ditegli di uscire, Mazzarri ha detto diglielo a te perché non ci ascolta, quindi alla fine insomma Icardi ha gettato la spugna, non ce l'ha fatto, ha dato forfè, ma anche perché cercava di piegarsi sul ginocchio, aveva qualche problema, pare si tratti soltanto di una botta, però probabilmente una botta che in qualche modo ha reso più difficili i movimenti a Icardi in questo finale, quindi insomma a livello precauzionale direi nulla di grave, a livello precauzionale meglio che sia uscito. E allora in 10 contro 10, il barone Lidl diceva che in 10 contro 10 si gioca meglio, in realtà non avremo più di tanto la riprova perché sono 5 minuti appena che ci separano dal fischio finale. Sicuramente più spazi, ma è anche vero che le squadre sono molto stanche. Assolutamente sì, in questo momento le squadre sono sicuramente stanche, però devo dire, nonostante le preparazioni abbastanza pesanti, nonostante il caldo umido di Milano, credo che sia assistito perlomeno per una buona oretta, un'ottima partita. Poi chiaramente sul 3-0, sul 4-0 la partita è andata, però devo dire mi aspettavo forse due squadre un po' più lente nella manovra, invece ho trovato due squadre belle pronte al campionato che, come hai ben detto prima, inizierà domenica prossima, e quindi ben venga insomma un buon sano calcio per quelle che sono le categorie chiaramente di competenza di queste due squadre. Sbagliato il disimpegno da Alvarez, consente a Perez e quindi la camera, il tiro di la camera dalla distanza, il destro del numero 8 che in extremis ha provato a regalarsi la gioia indimenticabile di un gol a San Siro, pallone terminato alto sopra la traversa. Tutto è nato forse da uno dei pochissimi errori di Alvarez di questa partita. Beh, la stanchezza inizia ad arrivare anche a lui, l'ho detto prima, ha corso tantissimo, ha fatto sia la fase offensiva che difensiva, non si è risparmiato veramente, quindi è normale che magari a 3 minuti dalla fine insomma possa anche avere un piccolo calo di lucidità, mi sembra anche normale e dovuto, ecco, perché si sta preparando bene, l'abbiamo detto prima, questo è un anno importante, un anno che lo dovrebbe vedere protagonista e sicuramente deve dimostrare di essere all'altezza di quello che la sua fama arrivando dall'Argentina aveva. Mentre ci informano che è presente anche Javier Zanetti, da poco quarantenne e in via di convalescenza, in via di ripresa, esattamente come anche Milito a San Siro per questa prima ufficiale dell'Inter 2013-2014. Lungo lancio, un po' troppo lungo in effetti, da parte di Kovacic, poco fortunato in questo caso il giocatore croato, mentre non dovrebbe esserci recupero, la norma del buon senso che viene applicata dal signor Irrati. È vero che in teoria dovevano esserci 5 cambi nel secondo tempo, 3 minuti di recupero, ma con il caldo le squadre
stanche, il punteggio già indirizzato. È anche giusto evidentemente chiuderla qua, chiuderla sul, al novantesimo, anche perché magari altri 3-4 minuti sai, rischi, quindi secondo me di buon auspicio insomma anche per il futuro, quando magari dobbiamo cercare di proteggere i calciatori italiani, perché esatto, poi quando siamo all'estero gli altri cercano di fare veramente il possibile per poi esportare il prodotto migliore, quindi è giusto che noi in Italia iniziamo a prenderci cura di quelli che sono le nostre squadre, i nostri giovani. Azione avviata da Busellato, fallo di mano di Cambiasso, calcio di punizione per il Cittadella da distanza interessante, siamo sui 25-30 metri, ma centrale, e anche in questo caso ci sono un paio di giocatori maglia gialla a disturbare Handanovic. Finta, parte Busellato con il destro, c'è l'opposizione di testa da parte di Belfodil. Quando siamo entrati nel novantesimo regolamentare, dalla camera per Sosa, da Sosa verso Paolucci, Marino, ancora da Marino per il controllo di Pellizzer che non va a buon fine, c'è forse spazio per un'ultimissima azione dell'Inter, ultima discesa dell'Inter targata Kovacic, c'è il movimento di Belfodil, Kovacic agisce in orizzontale verso Alvarez, scambio tra Alvarez e Kovacic ripetuto più volte, poi ancora Pereira. A posto così, finisce con la vittoria 4-0 dell'Inter contro il Cittadella. Inter che va al quarto turno di Coppa Italia, dove affronterà il Trapani.